Una mattinata per diffondere le sane abitudini alimentari e il diretto rapporto tra salute e felicità. E' questo l'obiettivo di Mangia Felix, la manifestazione che si terrà domenica a Napoli in piazza Dante, in piazza del Plebiscito. La campagna è particolarmente sensibile all'argomento, visto che è la regione col maggiore tasso di obesità infantile d'Europa. Su 100 bambini, 18 sono in sovrappeso e 21 obesi. In piazza ci saranno biologi e medici a disposizione dei napoletani per misurare il metabolismo basale, la massa corporea magra e quella grassa con visite gratuite. Ci sarà poi una campagna informativa sugli stili alimentari e sulla lotta all'obesità per adulti e bambini. Per questi ultimi in particolare sarà distribuito un opuscolo informativo che ha come protagonista un fumetto per attirare così la loro attenzione sulla corretta alimentazione. Tra le novità a disposizione dei visitatori, un test per la valutazione della sensibilità gustativa in grado di stabilire la percezione del dolce e dell'amaro che incide notevolmente sulle scelte alimentari. L'iniziativa è stata illustrata durante un incontro a Palazzo San Giacomo dagli assessori allo sport e all'istruzione del comune Tommasielli e Di Nocera. Dal suo insediamento, che questa giunta e questa amministrazione si stanno occupando in modo concreto della, uh, degli stili di vita. Stili di vita Vita e qualità di vita in questa città che coincidono esattamente con il benessere appunto dei cittadini. Forse la cosa più semplice è acquistare consapevolezza da sé di quello che vuol dire mangiare bene, stare bene, avere un bel corpo in modo da evitare che poi nell'adolescenza i ragazzi facciano delle diete pazzesche oppure prendano prodotti farmaceutici discutibili.